Gentile signor Antonello, prima di tutto le dico che sono stato colpito dal suo coraggio e dalla sua determinazione fin dall'inizio. Lei ha tanto desiderato eliminare la patologia del suo piede destro e ci è riuscito. Le mando la foto scattata in sala operatoria, che dimostra il suo temperamento. Complimenti! La ringrazio per aver pubblicato il risultato da record del recupero dell'appoggio plantare. In effetti la percentuale di carico del 50% su entrambi i piedi è già difficile in condizioni normali, figuriamoci dopo un'ostotomia di calcagno e la ricostruzione del compartimento interno del piede. Per renderci conto del lavoro fatto, le invio le foto del suo piede destro al momento della visita. Il piede cedeva verso l'interno, in pronazione. L'arco plantare era abbassato. Nella visione posteriore, il calcagno era ruotato verso l'esterno, in valgo. L'esame della pianta del piede mostrava la deviazione dell'avampiede, abduzione, rispetto al calcagno. Con l'occasione della risposta dedicata a lei, intendo rispondere anche a coloro che chiedono informazioni sull'ostotomia di calcagno. Vi sono molte ostotomie e occorre scegliere quella più adatta al paziente. L'importante è non fare danni articolari, effettuare una correzione stabile ed evitare le recidive. Cordiali saluti.